Amici sportivi, benvenuti a San Siro. Il saluto giunge da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Il campionato è ancora in fase di delineazione, anche se cominciano già a emergere i primi segnali forti. Oggi mi aspetto una partita vibrante. E Siena. Montolivo. Ruba palla all'avversario sulla fascia. Joaquin vuole cercare di accelerare. Vede il compagno avanzato e lo serve. Perdono il possesso della palla. Montolivo. Prova ad andare Kakà. El Shaarawy. Rete! 1-0 per la squadra di casa. Primo centro per lui, Fabio. E a giudicare da quello che ho visto, sono sicuro che non sarà l'ultimo. E ancora una volta si conferma l'importanza di saper sfruttare al meglio le azioni di contropiede. Ambrosini. Gomez. È stato assegnato un corner, la difesa dovrà tenere gli occhi aperti. L'arbitro concede solamente un rinvio dal fondo. Joaquin. Aquilani. Interviene bene il difensore. Ambrosini. Gomez. Vargas. Gomez. L'arbitro facendo di proseguire. Tiro potente ma veramente mal calibrato. C'erano troppi giocatori sulla sua strada. Comunque l'idea era buona. La palla calciata dal portiere raggiunge un compagno sulla fascia. Joaquin tiene lui il pallone. Rossi. Aquilani. Ci sarà una rimessa con le mani. Riesce a passare. Aquilani. Gomez. Palla sul palo e poi nuovamente in campo. E Sien. Kakà. Vargas. Un intervento davvero sconsiderato.
Potrebbe scattare il cartellino giallo. Palla catturata dal portiere. Vargas. Aquilani. Joaquín, va via. Rossi. Molto concentrato tutto il reparto difensivo. Cross. E il pallone entra in rete. Il portiere non ha potuto farci nulla. Quando un pallone così potente e basso è difficilissimo riuscire a buttarsi in tempo. Il risultato conferma l'ottima partita del Milan fino ad ora. Joaquín. La difesa cerca di compattarsi. Occasione si fanno in avanti. Grande intervento del difensore che stocca sul nascere l'azione avversaria. Finisce qui il primo tempo, il risultato è di 2-0. Hanno giocato all'attacco e finora il risultato li sta premiando. Abbiamo ancora un tempo da seguire insieme. Un pallone invitante. Aquilani. Buona azione. Rossi. Respinge la palla. Palla al piede Kakà. Clamorosa svista dell'arbitro in questo caso. Ha lasciato correre un'entrata bruttissima. E Sien. Risolve tutto con un ottimo passaggio. I compagni lo cercano spesso. La crossa. Joaquín tiene lui il pallone. Gomez. Deve metterla in mezzo. Rossi. Gomez. Aquilani. Molto attenta alla difesa. Montolivo. Ma nessuna ammonizione, il direttore di gara comanda un semplice calcio di punizione. Qui l'arbitro lo ha veramente graziato, neanche un cartellino giallo. Ed ecco che viene effettuata una doppia sostituzione. Milan che si chiude in area di rigore a difesa della propria porta. Palla nel 7, rete! E con questo gol si interrompe il periodo di imbattibilità del portiere. Questo è il primo centro per lui, crediamo proprio che non sarà l'ultimo. Allenta la pressione avversaria con una rimessa laterale. E il portiere fa su il pallone.
Lungo rinvio del portiere. Fernandez. La rimessa laterale spezza il ritmo della partita. Ottimo questo passaggio. Ottima intercettazione. Aquilani. Si lotta su ogni pallone. Non corre pericoli. Cerca uno spazio Kakà. Palla fuori, rimessa dal fondo. Il portiere batte il rinvio mandando il pallone sulla fascia. La ruba un difensore e si lancia subito in avanti. Il portiere riesce a toccare quel tanto che basta. È stato bravissimo qui Kakà, ma ancora più bravo il portiere. La palla è uscita sul fondo, sarà calcio d'angolo. E la palla finisce in rete. È il suo primo gol questo, gli darà sicuramente morale e fiducia. Oggi l'estremo difensore non è in giornata, capita purtroppo. Aquilani. La palla finisce al lato, ma davvero per un soffio. E l'allenatore tenta il tutto per tutto, effettua l'ultima sostituzione. Credo che questo cambio, fatto in questo momento, possa essere decisivo per la partita. El Shaarawy. Azione fermata dalla difesa avversaria. Pizarro. Palla fuori, ci sarà una rimessa laterale. Palla al piede Kakà. El Shaarawy. Ottimo intervento difensivo, può cercare di impostare l'azione dalla sua metà campo. Aquilani. Palla recuperata dal difensore. E Siena. Recuperano palla. Sono stati decisi 3 minuti di recupero. Ecco il traversone. Grande impatto sul pallone. Rossi. Ecco il triplice fischio, i giocatori del Milan possono festeggiare la vittoria. Una vittoria molto importante, anche se la stagione è ancora molto lunga. Beppe Bergomi ed io vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo match.